C'è una cosa negli ultimi tempi che non riesco a mandar giù, ovvero la totale assenza della figura del beta tester. Cioè il beta tester è scomparso. Il beta tester non esiste più. Il quality insurance non si fa più, il controllo qualità sui prodotti. E voi dite perché? Vi siete resi conto di che razza di prodotti vengono mandati sul mercato ultimamente? Nel titolo io ne ho citati due, i più eclatanti. FIFA da una parte, WWE dall'altra. FIFA 20 è stato un prodotto, come abbiamo avuto modo di constatare noi stessi qui sul canale, è stato lanciato sul mercato con delle falle abbastanza evidenti. La carriera, ad esempio, era stata totalmente lasciata al caso con dei problemi che sarebbe stato sufficiente giocare la carriera una volta per poterli notare. Eppure il gioco è stato messo sul mercato serenamente fin quando la bomba non è esplosa, ovvero il mondo si è accorto della cosa e ha cominciato a fare da cassa di risonanza sul problema, mostrandone tutti i risvolti, Electronic Arts non si è sentita in dovere di fare niente. Il fix è arrivato solamente dopo che l'argomento è diventato pubblico. Prima non è fregato niente a nessuno. Discorso WWE 2K20, gioco di wrestling appena uscito, con una marea di problemi, con un sacco di limiti anche evidenti, tecnicamente parlando, a cui gli sviluppatori staranno lavorando in queste ore solamente dopo che il pubblico ha fatto notare tutto ciò che non va. Allora, per constatare che FIFA sia programmato male nella carriera, c'è bisogno che te lo dica il pubblico? Per renderti conto che WWE 2K20 è tecnicamente impresentabile, c'è bisogno che te lo dica il pubblico? E qua arriviamo alla grande domanda. Il beta tester. Che fine hanno fatto? La risposta la sappiamo tutti. Non esistono più perché i beta tester siamo noi, non pagati, peraltro, ma paganti. Cioè si è rivoltato il mondo, si è passati da un periodo storico in cui il beta tester era una parte integrante del processo di sviluppo di un prodotto, perché era colui che doveva verificare che il prodotto fosse all'altezza dell'aspettativa, perché una volta messo sul mercato non c'era modo di aggiustarlo dopo. Per cui il gioco doveva essere fatto bene dall'inizio. E siamo arrivati al punto in cui il beta tester non esiste più, perché il beta tester è il giocatore che acquista, che una volta di fronte alla propria televisione gioca, gioca, gioca e può far notare allo sviluppatore cosa c'è che non va. E poi solo dopo lo sviluppatore si adopererà per risolvere i problemi che il giocatore avrà notato. E non lo sto dicendo io. I beta Allora, partiamo da lontano. Mi occupo di videogiochi da quando ho 18 anni. Sono 14 anni che gravito in questo mondo. Prima a livello editoriale. Poi ho fatto il traduttore per alcune cose e adesso appunto sono qui. In una piccola parte della mia vita ho fatto anche quality insurance. Mi sono occupato di controllo qualità dei prodotti e ho fatto per certi versi il beta tester, ma a livello un pochino più alto, nel senso controllando il lavoro dei beta tester su alcuni prodotti. È un qualcosa che era importantissimo e c'erano appunto tantissime offerte di lavoro per questo tipo di attività. Era un qualcosa che si poteva effettivamente fare per campare, qualora lo si volesse, qualora uno apprezzasse quel tipo di lavoro. A me onestamente non faceva impazzire, non ho approfondito all'epoca, ma volendo si poteva fare. Cioè, potevi immaginarti una carriera di quel tipo, non in Italia, ma all'estero sì. Adesso le offerte di lavoro per quanto riguarda il beta testing sono pari a zero. Praticamente inesistenti, cioè il controllo qualità dei prodotti non viene più considerato una parte integrante del lavoro da svolgere durante lo sviluppo di un prodotto, o almeno così appare dalla totale assenza di annunci lavorativi a riguardo. Ma non lo dico io, ne ho parlato con tantissime persone che si occupavano anche di questo in passato e che adesso non sanno più dove sbattere la testa, cioè gente che ha fatto del beta testing la propria professione non può più lavorare perché latitano le offerte relative a questo tipo di attività. Questo cosa ci dice? Che l'industria si è modificata, che l'industria è cambiata, che l'industria è andata in una direzione completamente diversa, sfruttando in questo senso la presenza delle patch correttive. Cioè, tu puoi tranquillamente lanciare sul mercato un progetto distrutto con falle importantissime in tutte le colonne portanti all'esperienza, senza nessun tipo di problema, perché tanto poi escono le patch, io faccio uscire un gioco a settembre, poi te lo patch a novembre, non te va bene, non te lo comprare, cioè ti dicono questo. Ed è terribile come messaggio, ma anche lì la colpa di chi è? Nostra. Sempre nostra. Cioè, se io ogni anno compro dei prodotti fallati,
E l'unica cosa che faccio per manifestare il mio sdegno è andare su Twitter e dire: ah, siete tutti cattivi! Non cambierà mai niente. Perché intanto i soldi io ho dati. Il discorso cambierà se prima o poi la gente si sveglierà, smetterà di preordinare la roba e la comprerà solamente dopo aver constatato la presenza o l'assenza di problemi. Se per assurdo, faccio un'ipotesi, quest'anno al lancio di FIFA, di WWE, la gente non lo avesse comprato, avesse aspettato di verificare la presenza o l'assenza di bug e avesse scoperto prima di comprarlo che c'erano dei problemi evidenti, eccetera, e avesse dunque aspettato a comprarli entrambi fin quando i prodotti non fossero stati patchati a dovere, l'anno successivo non avremmo mai avuto gli stessi problemi. Per come stanno le cose, dopo che FIFA ha venduto uno sproposito, che WWE ha venduto molto bene, eccetera, l'anno prossimo sarà uguale. Molto probabilmente ci saranno ancora problemi simili, perché tanto la gente comprerà il gioco al lancio e dopo un mese, due mesi si accorgerà: ah, ci sono i bug, sì, adesso li mettiamo a posto. Cioè, il consumatore dovrebbe in qualche modo autotutelarsi attraverso un uso consapevole dei propri soldi, perché passa tutto da lì. Cioè, l'unico modo che il consumatore ha per tutelare se stesso è quello di spendere i propri soldi in maniera un po' più consapevole, valutando attentamente dove e come spenderli. Ma lamentarsi e basta, non serve a niente, serve un'azione concreta. Se io vedo che un gioco è fatto male, la volta dopo aspetterò un mese prima di comprarlo. Vedendo delle variazioni alle vendite, le compagnie che sviluppano male certi prodotti si renderanno conto della necessità di doverli sviluppare bene prima e magari il beta tester riuscirà fuori come figura professionale, perché adesso il beta tester non serve a niente. Cioè, io azienda X, ma perché devo pagare uno per dirmi quello che potrebbe dirmi un consumatore pagante dopo che io il gioco già gliel'ho venduto? Cioè, commercialmente il beta tester diventa uno spreco di soldi e la colpa è di chi ha deciso arbitrariamente di diventare beta tester, ovvero il consumatore medio, senza rendersene neanche conto, contento di esserlo. Cioè, alcuni preordinano le cose sulla base della speranza. Uno dovrebbe preordinare le cose sulla base della fiducia, non nella speranza. Io non posso dare i soldi prima sperando che un prodotto sia fatto bene quando poi me lo daranno. Io lo preordino sulla base dell'esperienza pregressa, cioè se un'azienda mi ha soddisfatto, gli posso dare fiducia una volta. Se poi dandogli fiducia verrò ripagato, gli darò fiducia un'ulteriore volta. Ma cioè, sono tutte cose che dovrebbero essere normali nella mente di noi consumatori e non lo sono. Perché appunto alcuni dicono: ah, beh, ma i giochi adesso sono fatti male. Bravo te che li compri sempre, senza porti mai mezza domanda, quello è il problema. Però ripeto, se uno vuole porre fine a questa cosa dovrebbe svegliarsi. Il problema qual è? È che ormai il mondo dei videogiochi è talmente ampio, il pubblico è talmente vasto, che la cosa è totalmente fuori controllo e irrecuperabile. Cioè, tutto quello che io ho detto è pura teoria fine a se stessa, che non si compirà mai, perché ormai tutti quanti preferiscono comprare senza porsi domande, senza porsi quesiti di alcun tipo, ma semplicemente nascondendosi dietro il vabbè, tanto poi mi vado su Twitter e sbrocco, come se fosse una sorta di scusante o di giustificazione o di soluzione a un problema di cui si è parte. Perché siamo parte del problema. Cioè, se il beta tester è scomparso come figura professionale, è colpa nostra. Abbiamo accettato di occupare il ruolo di qualcuno che lavorava pagando per fare quel lavoro. Non vi rendete conto di quanto sia angosciante questa riflessione?